Una fata di mezza estate. Ah, che meraviglia e che bell'aria frizzante c'è qui in alta montagna. Sì, è un posto magnifico. Ah, non reggi il confronto con la stella piumata. Ci voleva proprio una pausa durante la tournée. Farà bene a tutti quanti, vedremo. Jingle, io sono venuta soltanto per accontentare te, ma non vorrei affaticarmi. Domani ho lo spettacolo e sai che io mi stanco facilmente. Non mi pare proprio di averti chiesto di venire, due note. Ah, peccato che Creamy non sia venuta con noi. Mi manca tanto. Invece è venuto qualcun altro che faceva meglio a starsene a casa. Cosa? Credi che io sia contenta di starmene qui con te? Già, come mai Creamy non è venuta? Non si sentiva troppo bene e ha preferito stare in casa a riposare. Guardate! C'è un furgone in fondo alla strada e si sta avvicinando. Ciao, papà! Mamma! Ciao! Speriamo che facciano una bella passeggiata. Ah, che camminino pure. Noi oggi riposiamo. Ah! Accipicchia com'è grande quel cestino, Yudimi. È tutto pieno di roba da mangiare. Sì, tutta roba da mangiare. E mi pento di averne portato anche per te. Ah! Oh, sei un tesoro, Yu. Mi viene già la colina in bocca. Vuoi che lo porti io? È il minimo che possa fare. No, non ce n'è bisogno. Non puoi farcela ad attraversare con quel peso. Ora vedremo. Sei più cocciuta di un mulo. E state a vedere che santo parola. Coraggio, Yu, facci vedere. Le hai viste? Visto cosa? Sai benissimo di che cosa sto parlando. Di che cosa stai parlando? Beh, delle mie... mutande? Allora le hai viste? Ah, sta tranquilla, non le ho viste. Oh, Toshio ha visto le mutande di Yu. Mi hai fatto cadere apposta. Credi che ci tenga così tanto ad ammirarle? Ma le hai viste veramente? Oh, è ancora una bambina. Ci sono stampati sopra degli orsetti panda. Avevo ragione io, tu le hai viste. Perché vi siete fermati? Muovetevi. Su, avanti, venite. Sei un Don Giovanni. Oh. Eh? Guarda, una bella signora. Strano, Toshio, mi è sembrato di vedere una bellissima signora. Ah, dici sempre stupidaggini. Oh, sta salendo la nebbia. Strano, le previsioni del tempo erano buone. Peccato. Torniamo indietro, fra poco comincerà a piovere e non voglio rovinarmi già il vestito. Sì, è meglio rientrare. Avanti, seguitemi. Ehi, hey, Yu. Sì, vengo. C'è qualcosa di strano. Ho una sensazione indefinibile. Sì, sento che succederà qualcosa. A quest'ora avremmo già dovuto incontrare la strada. È molto strano. Oh, Jingle, vuoi dire che ci siamo persi? Per me è da questa parte, non credi? Non saprei, ma proviamo. Oh. Midori, che stai facendo? Su, che aspetti? Avanti. Ehi, ehi. Yu, che ti succede? Senti, Midori sembra una statua. Non mi riesce di farlo muovere. Dammi una mano a svegliarlo, per favore, Yu. Che cosa? È certo. Ehi, ragazzi, ma di qui siamo già passati. Accidenti, comincio a pensare che ci siamo perduti davvero. Ecco, è tutta colpa tua. Va subito a cercare una macchina. Non posso fare un passo di più. I piedi mi fanno tanto male. Che male. Qualcuno piange. Qualcuno piange. Ma non lo senti? Ascolta. Ti diverti a farci paura, sciocca. Gli altri non possono sentirla. Ah, guardate laggiù. Ah.
Ehi, c'è una casa laggiù. È molto strano, non dovrebbe esserci nessuna casa da queste parti. Comunque sì, andiamo a bussare e chiediamo la strada per uscire da qui. Ah, magari ci offriranno anche una tazza di tè. Ah. C'è nessuno? C'è nessuno? Non si vede anima viva. Forse è una casa abbandonata o una villa per l'estate. E il proprietario è tornato in città. Oh, guardate, è aperto. Allora entriamo, voglio mettermi seduta. Anch'io c'è seduta. Nessuno? Ehi, di casa, possiamo entrare? È permesso? C'è nessuno in casa? Oh! Non c'è niente di male se entriamo un attimo. Ottimo. Di casa ha davvero buon gusto. Beh, almeno avremo un riparo per la notte. Venite, voglio visitare tutta la casa. Eh? Che cos'hai, Yu? Mi gira la testa da quando ho messo piede qua dentro. Avrai mangiato troppo. Ah, ma cosa sta succedendo? È soltanto un ritratto, non aver paura, due note. È inquietante, non trovate? È il ritratto di un ragazzo. Avrà 13 o 14 anni. Sapete, mi sembra di aver già visto quella faccia. E dove? Oh, ma quello è Toshio. No, non è vero, non è vero, non sono io quello. Shhh, state zitti. Dei passi, proprio sopra di noi. Senti, Toshio, perché non vai avanti tu? No, io rispetto l'età, Jingle. Tocca a te, sei tu il più anziano. Ci vado io. Tutto. Cercavo soltanto qualcosa da mangiare. C'è molta nebbia, non possiamo andare via. Quanto darei per avere almeno un telefono. Sapete che succederà se non torneremo entro domani? Creamy terrà il concerto da sola e questo non lo sopporto. Mi va sempre tutto storto e la colpa è soltanto tua, Kido Ko. Mia? Anghingo, tre gilette sul comò. Secondo me dovremmo andarcene alla svelta. Questo posto non mi piace per niente. Hai paura, vero Posi? Dimmi, Yu, non sei d'accordo con me? No, io voglio restare qui. Cosa? Sento che devo stare qui. Si sta preparando qualcosa. Oh, sentite. Quella voce mi commuove profondamente ogni volta che la sento. È un pianto che stringe il cuore, è così triste. Vorrei poter consolare quella poverina. Yu, ma si può sapere cosa diavolo stai borbottando? Toshio. Beh, tutto sommato mi sembra un bel posto qui, anche se ha quest'aria misteriosa. Già, e tu mi hai spaventata. Toshio, vieni via! Toshio, non ti buttare! Toshio? Beh, perché fai quella faccia, Yu? Hai visto qualcosa? Oh? Mi hai afferrato forse perché hai visto delle monete sul fondo, non è vero? Non è per quello. Toshio, veramente non sai quello che stavi facendo. Io? Ma se mi tenevi stretto fra le tue braccia? Smettila! Non lo sai veramente, Toshio. Ah, ma che stai dicendo? Entriamo in casa, fa freddo qui.